perché quello che succederà oggi sono 100 minuti di premiazione, che è il tempo strettamente necessario per premiare 300 tra atleti, allenatori, dirigenti, società e giudici. Quindi spero di non essere insistente, ma è molto importante che seguiamo tutti quelli che vengono dopo, magari non riusciamo a dare il giusto tributo di attenzione che meritano. Siccome qua oggi c'è la nostra atletica, l'atletica della Lombardia, il nostro orgoglio, è importante che dedichiamo la massima attenzione, quindi vi chiediamo 100 minuti del vostro tempo. Anzitutto vi ringraziamo di essere qua, grazie a tutti gli atleti, agli allenatori, ai tecnici, ai dirigenti federali delle istituzioni, ai giornalisti. L'Atletica Lombarda è una famiglia di più di 30.000 persone, sono tanti, i giudici, tantissimi appassionati. È un fiore all'occhiello dell'atletica italiana, quindi teniamocela stretta, perché è guidata dal lavoro di tante persone, dal lavoro volontario, dalla passione di tante persone, ed è una risorsa meravigliosa. Questa festa inizia però con un momento che non possiamo non dire. In quest'anno abbiamo perso molte persone, ma io vorrei ricordarvi la storia di due persone. Una persona aveva solo 17 anni, l'altra ne aveva 72, ma erano due pezzi della nostra atletica, perché uno era un ragazzo di 17 anni che correva gli ostacoli, aveva un'energia incontenibile e la strada ce l'ha portato via, aveva fatto il minimo per i campionati italiani allievi, 15-11 sui 110 ostacoli, controvento, un ragazzo pieno di energia, un ragazzo di Monza, era Marco Gallo. Più, ma era vivo, presente, sensibile, aveva 72 anni, faceva il presidente di società nella Bergamasca a Bolgare, all'Atletica Bolgare, faceva il giudice di gara, faceva il consigliere regionale, faceva tante altre cose, era sempre disponibile e una malattia tremenda ce lo ha portato via in poco tempo, era Pietro Guarneri. Ricordando loro, ricordiamo anche altre persone, altri cari che sicuramente abbiamo perso e li vogliamo appunto ricordare con loro. Ecco, questo era l'inizio di questa festa, era doveroso e sentito da parte di, penso, di ognuno di noi, perché prima di tutto siamo persone, no? Fatte di valori, di emozioni, di sentimenti. Questa festa lombarda, siamo in tanti e quindi vi ringraziamo, inizia con il saluto del nostro presidente regionale Enzo Campi. Del solito, però alcune cose le devo dire, spero sinteticamente capibili da parte di tutti, e che riguardano una parte il nostro mondo atletico, l'altra parte invece riguarda anche il mondo istituzionale. Allora partirei con la nuova organizzazione territoriale che vuole, che il CONI vuole modificare, nel senso che pensa, almeno al momento non abbiamo certezze, di chiudere tutti i comitati provinciali del CONI. Naturalmente a cascata toccherà anche i comitati provinciali della FIDAL, perché siccome i comitati provinciali FIDAL e le altre federazioni sono allocati uno stabile, se va via il capo in testa vanno via tutti. Ora, per quanto riguarda questo aspetto, noi del comitato regionale, un po' tutti, siamo convinti che sia una follia chiudere i comitati provinciali della FIDAL. E parliamo della Lombardia. La follia, perché soprattutto è fatto solamente di volontari, quindi io non ho mai visto un ente che ha necessità di essere sul territorio chiudere i volontari lasciando le poltrone a pagamento. Dicevo questo anche perché sarebbe anche ora che tutti noi discutessimo del merito di questa iniziativa. Ora, senza essere molto sciovinisti, no? Indubbiamente la Lombardia ha dei numeri importantissimi, cioè, voglio dire, che riguarda il comitato regionale e i comitati provinciali. Ora, se questo modello che esiste ancora fino ad oggi in Lombardia ha dato dei frutti e dei risultati, voglio dire, se in 10 anni il comitato regionale lombardo ha aumentato dell'80% i tesserati, la seconda regione il Veneto con il 60%, e alcune regioni addirittura hanno meno tesserati di 10 anni fa,
e noi chiediamo solo di essere rispettati nel merito, ci deve essere riconosciuto il fatto che per fortuna o per capacità comunque i numeri sono importanti. Sono importanti a livello anche di numeri di altro genere, ossia il Comitato Provinciale di Milano, FIDA, ha 14.000 tesserati, che è la quinta regione d'Italia. Brescia, la decima regione d'Italia, Bergamo, la undicesima regione d'Italia, quindi questi sono i numeri da cui non possiamo prescindere. Quindi se altre regioni o altre localizzazioni provinciali non hanno numeri sufficienti per giustificare l'impegno di spesa, va bene, prendo provvedimenti in quel senso, non vedo perché una regione che, a mio modo di vedere, naturalmente è tutto opinabile, però che lavora moltissimo e acquisisce numeri sempre più importanti, debba essere distrutta da questa volontà che considero, ripeto ancora, folle, follia, vuol dire che non tiene in considerazione i numeri. Quindi è una testimonianza questa del fatto che noi porteremo avanti questa nostra idea in particolare, che però ha dei fondamenti solidi, non è che non siamo contrari al fatto che si possa razionalizzare la spesa, tenendo presente però che questa spesa per i CP della FIDA non costano nulla assolutamente, solo a costo zero. Perché il Comitato Regionale trasferisce circa 44-45 mila euro al territorio e il territorio raccoglie in un anno 90 mila euro. Quindi addirittura il tessuto provinciale, se vogliamo fare un discorso aziendale, è addirittura inattivo. E quindi non capiamo il senso di questa cosa. Cosa vuol dire chiudere un comitato provinciale che esiste sul territorio? Cioè, facciamo il caso di Mantova, no? Ci dicono, ma perché Mantova esiste? Mantova costa alla FIDA regionale nazionale 300 euro all'anno. Allora perché io devo chiudere un punto di riferimento che sia importante per il gusto di scopiazzare quello che fa la politica nazionale? Questo per quanto riguarda la nostra organizzazione territoriale. Farei due telegrammi per quanto riguarda le Olimpiadi. Qui sono opinioni personali, nel 2020 a Roma non sono condivise, nel senso non sono affrontate a livello internazionale. Però mi sembra giusto dire quello che penso. Io mi auguro che non siano concesse i patrocini per queste Olimpiadi, perché come succede ultimamente nel nostro paese, questi grandi avvenimenti, al di là della strombazzatura che fanno, però poi si riducono solo in comitati organizzatori, che guarda caso, nel caso specifico, sono quelli che esistevano 40 anni fa, sono sempre quelli, sono sempre lì, e non penso che abbiano dimostrato efficienza e capacità. Sono sempre quelli che sono sempre lì, sono quelli che 40 anni fa dicevano che il territorio non aveva necessità di risorse umane, di soldi, perché probabilmente pensavano che gli atleti della FIDA o del calcio e del ciclismo escano per Foro Italico di Roma e non del territorio, e quindi continuano in questa mentalità ottusa che distrugge. E poi non dimentichiamoci il fatto che prima di prendere iniziative che fa sorridere, se qualcuno l'ha letto sul giornale, che la proposta di fattibilità è di 9 miliardi di euro, solo 4,7 a carico dello Stato, e questi verrebbero pareggiati dalle entrate erariali, che non so, sono bravissimi a fare i conti, per cui il sindaco di Roma dice che sarà costo zero. O viene da Marte, oppure era assente in questi anni dalla politica nazionale, cioè basta guardare i campionati mondiali di nuoto, il cui buco di 9 milioni di euro, non si sa bene chi alla fine pagherà, se alla fine si ricordi, se lo Stato, insomma qualcuno di pagherà. Questo per quanto riguarda anche il CONI. Vedendo altre situazioni, parliamo un po' vicino per quanto riguarda l'atletica, la parte impiantistica. Insomma, io dico che, usando parole, dobbiamo vergognarci della situazione lombarda, però oggettivamente è un po' difficile ormai collocare l'iniziativa sul territorio con la carenza di impianti che abbiamo in Lombardia. Ormai tutti gli impianti sono fatiscenti, facciamo fatica a fare la nostra manifestazione. Non possiamo lanciare una specialità delle nostre 24 discipline. I lanci non si possono più effettuare da nessuna parte, tranne che Saini, che fortunatamente esiste ancora fino a quando magari lo rovineranno per l'Italia, non lo so, comunque. E quindi è inutile che si pretende un risultato più o meno tecnico importante se non abbiamo le strutture e gli strumenti sufficienti per conseguire quegli obiettivi. Quindi anche questo aspetto secondo me va considerato, e è bene anche dirlo, come è anche giusto, dovremmo continuare a dire che la nostra disciplina ha delle specificità particolari, cioè facendo delle battute, no?
e con rispetto per tutte le discipline sportive, no? Presidente del Corriere Lombardo, cioè la pallavolo, la pallacanestro, il calcio, tirano la rete e fanno la guerra alla partita. Noi della FIDA, insomma, tra noi oggi bisogna dire queste cose, dobbiamo invece partire il giorno prima, il giorno dopo, trovare 20 giudici, cronometristi, quindi anche questa specificità secondo me dovrebbe essere riconosciuta. Non dobbiamo guardare solo il numero dei tesserati, perché quello è importante, però è importante l'attività che facciamo sul territorio, la quantità che facciamo sul territorio. Cioè, poi facciamo, ritornando prima al discorso di chiusura di comitati provinciali, come il comitato provinciale di Milano che fa 170 gare in un anno, il comitato provinciale di Brescia che ne fa 110, di Bergamo che ne fa 100. Cioè, veramente, molte volte penso che siano, forse nel relatore, ogni tanto guardano al basso e dicono ma sì, dai, cancelliamo un po' di roba che tanto non servono, tanto poi se la cavano sempre perché sono bravi, buoni, intelligenti e soprattutto sono volontari. Io direi adesso alcune cose per finire per quanto riguarda il nostro ambiente. Ma innanzitutto vi ringrazio cortesemente di quello che fate durante tutto l'anno per quanto riguarda la nostra federazione e le nostre manifestazioni. In questi periodi noi abbiamo cercato ultimamente di dare una particolare attenzione come la parte economica della nostra federazione e quindi oltre a quello che vi abbiamo già comunicato con una email per quanto riguarda l'aumento dei premi alle società sportive per quanto riguarda le diverse categorie, quindi quest'anno abbiamo implementato con un riconoscimento ai campionati di società cadetti, tutte le 18 società maschili e femminili riceveranno perlomeno 100 euro, che è insignificante, però perlomeno copre la benzina e il trasporto. Poi abbiamo aumentato il numero delle società premiate per quanto riguarda i campionati regionali di società di corsa campestre assoluti e giovanile, raddoppiando le disponibilità, passando sotto l'aspetto assoluto da 2 a 4 mila euro e giovanile da 1.800 a 3.500 euro. Così pure abbiamo recuperato, e ci sembrava più giusto, anche premiare le società della categoria master per quanto riguarda la corsa campestre, corsa in montagna e corsa su strada. E questa è la parte che vi abbiamo già comunicato. Oggi vi comunico altre cose che sono piccolissime così, però che se possono essere utili. Cioè nel 2012 ci sarà l'iscrizione gratuita per tutti i campionati regionali individuali di tutte le categorie, cioè assoluti, allievi, cadetti, coe multiple, staffette, 10 km di corsa, quindi tutte queste manifestazioni saranno iscrizione gratuita. Queste assieme alle altre campionati di società assolute, cadette, eccetera, eccetera, saranno 30 società, il costo organizzativo sarà a carico del Comitato Regionale Lombardo. Quindi coloro che organizzeranno manifestazioni sul territorio istituzionale lo faranno mettendo quel serve per essere utile nell'organizzazione, però i costi che riguardano il medico, i cronometristi, la segreteria e lo speaker saranno a carico del Comitato Regionale Lombardo. Chiudiamo il cinema. Quest'anno il Comitato Regionale Lombardo, ma ripeto, non è che abbiamo fatto una cosa straordinaria, secondo me abbiamo fatto una cosa normale, tenendo in considerazione quelle che sono le situazioni oggettive al giorno d'oggi, quindi è solamente il nostro dovere. Comunque quest'anno il Comitato Regionale erogherà sul territorio 138.000 euro, vorrà dire poco, tanto niente, sembrava giusto farlo e l'abbiamo fatto e quindi questo sicuramente sarà inserito nella realizzazione del bilancio che faremo fra qualche giorno. Il presidente della Federazione di Atletica Franco Alese, il suo saluto. Intanto non è assolutamente quella di chiudere i comitati di vincita. Io credo come voi tutti, ogni tanto, alla sera, sabato, la domenica, che sono giorni più tranquilli, pensiamo a quello che può essere il futuro dello sport italiano e quale può essere soprattutto il futuro dell'atletica nei prossimi anni. Sicuramente saranno anni difficili, come sarà tutta la società civile, per problemi che conosciamo tutti, e non mi voglio soffermare perché a forza di parlarne, anche se è vero, ci convinciamo che è più vero e quindi ne usciamo demotivati. Però mi torna alla mente anche negli anni 60, 70, nei primi anni 70, non si aveva la tuta, si prendeva la tuta di quella usata, cioè di quella che l'aveva già usata prima di te un atleta della tua società,
Io mi ricordo, per esempio, da Cuneo che andavo a gareggiare a Asti o a Torino, non andavo mai a gareggiare di fuori perché non c'erano le possibilità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, secondo me, in questi momenti difficili dobbiamo capire che purtroppo un passo indietro lo dobbiamo fare tutti. Ci dobbiamo rendere conto che certe situazioni non ci saranno più, che certi finanziamenti purtroppo non ci saranno più e che quindi dobbiamo trovare all'interno di ogni incarico che uno ha, prima delle motivazioni per continuare, perché come tutti siamo tutti volontari, e talvolta trovare delle motivazioni che ti dice di continuare a fare dirigente o fare giudice o fare tecnico è sempre più difficile, perché purtroppo i bilanci familiari vanno rispettati e uno non può più perdere del tempo più di tanto a seguire la propria passione. Ma diciamo che questo fa parte del nostro DNA e le motivazioni si trovano. Si tratta di trovare all'interno del nostro incarico, come dire, delle strade nuove da percorrere. E che questo è quello che dobbiamo fare se vogliamo sopravvivere. Io ogni tanto, spesso e volentieri, ho delle discussioni col mondo romano, sul quale non mi voglio soffermare, e dico che voglio capire anche qual è il futuro del nostro sport. Cioè, mi spiego meglio, se noi dobbiamo essere lo sport di base che deve preparare lo sport per tutti i qualsiasi tipo di sport, perché noi siamo lo sport della corsa e dei salti, che quindi chi mi ha sempre detto che ha i piedi buoni può fare qualsiasi sport. Quindi dobbiamo essere considerati in questa posizione. Se non è così, allora dobbiamo essere una federazione che allena i migliori e definita, perché non abbiamo disponibilità oggi di poter fare un intervento massiccio nella scuola o a livello di reclutamento più di tanto, perché i mezzi sono a tutti i livelli, ogni anno sempre di meno. Però io dico anche che questa situazione paradossalmente può aiutare il nostro sport, perché guardate, ormai andremo verso un mondo che bisogna di noi rimboccarsi le maniche, come sono stati abituati i nostri genitori, come siamo stati abituati quelli che sono i bianchi, a lottare per conquistarsi le cose. Quindi io sono convinto che i nostri dirigenti, i nostri tecnici, i nostri giudici, tutti quelli che sono a parte del nostro movimento, faranno squadra e facciamo squadra per far sì che questo nostro sport possa progredire anche nelle difficoltà. Io dico che nelle difficoltà si possono anche ottenere dei grandi risultati, perché ritorno indietro degli anni 60-70, dove c'erano poche strutture, ma dove c'era il campione lo stesso, ci sarà un motivo, no? Se c'era il campione lo stesso con poche strutture, vuol dire che c'era più voglia di fare, più voglia di sacrificarsi, più voglia di voler portare avanti dei progetti. Quindi io, ripeto, sono contento di essere questa sera in mezzo a voi, perché siete il fiore all'occhiello della nostra federazione, come numeri, come società, come tesserati e anche come mondo master, che il mondo master rappresenta per noi, talvolta lo dimentichiamo sovente, rappresenta per noi un movimento importante della nostra federazione. Pensate che sono più di 80.000 i tesserati nella federazione del mondo master. Quindi, ecco, io vorrei concludere questo mio intervento dicendo: troviamo ognuno di noi le motivazioni che ci permettono, malgrado, senza alcun contributo, malgrado come volontari, a trovare delle nuove motivazioni per continuare a lottare, per continuare a impegnarci, per continuare a insegnare ai nostri giovani, ai vostri giovani che avete nella nostra società, che questo è uno sport complicatissimo, perché come diceva prima il Presidente, noi non stendiamo la rete e poi giochiamo. Qui abbiamo 22 specialità maschili e 22 specialità femminili, quindi immaginate cos'è. Però d'altronde, signori, quando andiamo alle Olimpiadi, vediamo cos'è l'atletica. L'atletica riempie lo stadio di 80.000 persone. Non c'è sport olimpico che riempie 80.000 persone ogni giorno. Questi siamo noi. Un biglietto per vedere la finale di Bolt a Londra costa 785 sterline. E ho guardato l'altro giorno, i prezzi più cari per andare a vedere l'Olimpiadi sono nella sede che tiene 80.000 persone. Quindi noi dobbiamo farci coraggio quando vediamo questi eventi qua, pur in tutte le nostre difficoltà,
è che qui che vedo Rondelli, che è tecnico di Mezzofondo, sa benissimo che con l'avvento degli africani per noi è stato durissimo poter progredire. Però ecco, le Olimpiadi saranno anche un motivo di rilancio per noi a livello dei nostri DNA, che cioè che ci dia una spinta e la voglia di continuare a lottare. Io dico, in questi anni qua noi scoraggiamoci, dirigenti, tecnici, atleti, giudici, tutti. Abbiamo la voglia di continuare, perché dopo i tempi duri vengono sempre i tempi migliori. Quindi io vi sono molto contento, vi auguro tutti una buona annata dal punto di vista tecnico. Noi abbiamo un'annata molto difficile quest'anno, lo sapete, abbiamo i campionati mondiali allievi, abbiamo i campionati europei e abbiamo le Olimpiadi a Londra. Speriamo tutti insieme di fare bene e di trovarci a fine dell'anno, fra un anno, con le stesse motivazioni, anzi con più motivazioni per poter continuare questo nostro cammino difendendo questo fantastico sport dell'atletica leggera. Io vorrei salutare, se mi consentite, la presenza a tutti, ma in particolare Carlo Monti. Carlo, se mi permette. I nostri consiglieri, i presenti, il presidente regionale, e quindi ti ringrazio per quello che hai dato fino ad oggi all'atletica italiana. E sei stato una persona che ha dato molto, ma sono convinto che anche se non continuerai più a fare il presidente regionale, aiuterai ancora l'atletica a progredire. Grazie a tutti. Iniziamo dal Memorial Volpi. Giuseppe Volpi è stato un bravissimo allenatore, è morto da qualche anno, ma è morto facendo quello che gli piaceva, correndo nel suo parco, il parco di Monza. Lo ricordiamo con questo Memorial di corsa campestre, che sarà la prima premiazione di oggi, a effettuarla vorremmo qui Cesare Brambilla, che è il presidente dell'associazione, se c'è con lui, i cadetti e le cadette, il primo gruppo, che sono stati i terzi classificati del Memorial Volpi, e sono Marco Meneghini, Gabriele Masolini, Aurora Iorio, Alberto Bellizzoni, Bianca Antonelli, Aldo Castoldi, Anna Patelli e Nurdin UAV. Complimenti ragazzi, forza! Questo è un bambino un po' cresciuto, ma Gian Pietro Montana delle bandiere della Corsa in Montagna. Quest'anno, oltre ai mondiali allievi, ci saranno i mondiali della montagna in Valle Camonica, e noi della montagna, africani, non africani, non abbiamo paura di nessuno. Ricordatevelo, 2 settembre i campionati del mondo in Lombardia a Ponte di Legno, organizzati dall'Atletica Valle Camonica. Questi sono i terzi classificati, si preparino i secondi classificati. Inutile dire che la Lombardia è una bellissima scuola di Mezzofondo. Bene, Nicol Maiori, Manuel Canti, Arianna Filippi e Federico Agostini. Complimenti ragazzi. Intanto che li premiano, così sfruttiamo il tempo. Vi ricordo che, sempre per iniziativa dell'Associazione Volpi e del Comitato Regionale e dell'Assital, qui con noi abbiamo anche il presidente dell'Assital, Adolfo Rocca, alla vigilia della 5 Mulini ci sarà un convegno internazionale con gli allenatori della Gran Bretagna, Ian Stewart, caposettore della Gran Bretagna, che è formidabile in campestre, e della Francia. Tutto questo, 17 di marzo, prima della 5 Mulini, sabato prima. Complimenti ai secondi classificati del Memorial Volpi. Bravi, bravi. E adesso chiamiamo i nati della polisportiva Ippodrom di Fontoni. Complimenti ai nostri vincitori, sempre premiati da Cesare Brambilla. Abbiamo detto prima, abbiamo 100 minuti di premiazione, mi raccomando che questi applausi vadano veramente ad ognuno di tutti quanti saliranno su questo podio. Grazie. E questo era Memorial Volpi, bravi. Bene, ringraziamo i ragazzi e le ragazze, i cadetti e le cadette. È morto in un incidente di macchina qualche anno fa.
lasciandoci tutti nello sconforto. C'è questo trofeo che lo ricorda, il trofeo Foresti. Io non so se il figlio di Gian Bernardo è presente qui, non lo vedo, e per questa premiazione vorremmo che la effettuasse il consigliere nazionale della FIDA Franco Angelo. Qual è stata Giada Facchi della polisportiva capriolese, seconda Gaia Biava, atletica Brusa Porto, e terza Francesca Villa dell'atletica Cessate. Queste le ragazze. Lanci trofeo Gian Bernardo Foresti. Vincitore Davide Romano, atletica cairatese. Bravo Davide. Secondo Gian Pietro Barbieri, atletica Rigoletto. E terzo Davide Monti, Liberta Sala. Bene. Si preparino le allieve e gli allievi. Complimenti ai nostri lanciatori. Beh, direi complimenti anche per l'acconciatura, eh? Beato te. Beato te. E allieve e allievi. La vincitrice delle allieve è Simona Corbetta, atletica Vedano. Brava Simona. E poi secondo il mantellista Diego Antoi della San Giovanni. Questa è la premiazione del trofeo Gian Bernardo Foresti. Complimenti ragazzi. La campestre che ricorda come trofeo regionale due dirigenti del nostro comitato. Uno è stato un personaggio, sto parlando di Mario Bruno, che è stato per tanti anni presidente del nostro comitato regionale, una grande figura di dirigente. Il trofeo regionale Mario Bruno va al Cuspro Patria Milano, società che si esprime al meglio nella corsa campestre. Il trofeo regionale Enrico Crema, complimenti a Cuspro Patria Milano, al maschile, e a Camelot al femminile. Per la Camelot, dopo, eccoli. Ecco qua Camelot. E poi il trofeo Lombardia 2011 di corsa campestre per i più giovani, ragazzi, ragazze, cadetti, cadette, Memorial Volpi. Al maschile hanno vinto i ragazzi della Valtellina di Morbegno, CSI Morbegno. E al femminile i Brianzoli della PBM di Boviso Masciago. Siamo rappresentante del CSI Morbegno. Per la PBM Boviso è un pezzo di storia dell'atletica questo signore qua, Vasco Franzolin, giudice di gara. Complimenti per Luigi, stai qua, perché la prossima chiamata riguarda invece il campionato di società di corsa in montagna, ragazzi e ragazze, e anche un modo per ricordare la signora Maria Crippa, a cui è dedicato sia il trofeo maschile che il trofeo femminile, che il trofeo maschile più femminile. Trofeo Maria Crippa al maschile, vittoria per il CSI Morbegno davanti al gruppo della Valchiavenna e all'associazione sportiva Premana, queste tre squadre, quindi per il Maria Crippa. Abbiamo CSI Morbegno con il dirigente Bottà. I premi li abbiamo e non dobbiamo fabbricarli, abbiamo trovato l'impazienza. Sono tanti. Complimenti al CSI Morbegno, secondo il Valchiavenna e terza l'associazione sportiva Premana. Questo al maschile. Al femminile ha vinto ancora il CSI Morbegno. Femminile CSI Morbegno vittorioso, seconda Unione Sportiva Rogno e sempre terza l'associazione sportiva Premana, quindi Premana terza nel maschile che nel femminile. Morbegno al femminile, complimenti. E la combinata è sempre stata vinta dal CSI Morbegno. Rogno non è presente. Dobbiamo premiare. Bene. Complimenti, e queste erano le premiazioni per la corsa in montagna, ragazzi e ragazze. Abbiamo poi, sempre per la corsa in montagna, il trofeo regionale Enrico Crema, vittoria per il CSI Morbegno davanti al gruppo sportivo Robie, al maschile e alla Re Castello. Siamo sempre alla corsa in montagna, dove la Lombardia fa un po' la parte del leone in ambito nazionale. Ma la Camonica, che non ricordiamo, domenica ha ospitato i campionati regionali di corsa campestre.
al maschile. Non abbiamo l'Atletica Monza. Al femminile, trofeo sempre Paolo Maggioni, vittoria per CSI Morbegno davanti all'Atletica Lecco Colombo Costruzioni, e al terzo posto la Ginnastica Comense. Trofeo Paolo Maggioni maschile e femminile di corsa su strada. Complimenti e grazie. La prossima premiazione è il campionato di società di corsa campestre Master, premia sempre l'incidente Atletica Casolate, CSI Morbegno secondi e Atletica Verbano terzi. Al femminile, vittoria sempre per l'amatoria Atletica Casolate, quindi Casolate che ha fatto la doppietta, con vittoria anche al femminile, secondo l'alpinistico Vertovese e terzo il runner Valbossa di Azzate. Campionato di società master di corsa campestre. Tra poco la premiazione invece del campionato di società di corsa su strada. Sono venuti con un furgone per portare a casa tutte le targhe e le coppe che gli vengono. Al femminile, vittoria ancora per l'amichetta di Milano, secondo posto per il CSI di Morbegno e al terzo posto l'alpinistico Vertovese. Tra poco, sempre nell'ambito delle premiazioni regionali, premieremo il campionato di società di mezza maratona Master. Siamo un'amichetta, dai! Complimenti! Allora, altra chiamata, classifica maschile del campionato, podio femminile per vittoria per Atletica Paratico, secondo posto per Atletica Brescia Marathon e terzo posto per Euroatletica 2002. Complimenti a queste società premiate dal consigliere nazionale della FIDA, l'ingegner Sandro Castelli, che da piccolo faceva il 800. Bene. Okay. La prossima premiazione riguarderà l'attività per i cadetti, l'istituto comprensivo di Suzzara in provincia di Mantova. Tra poco premieremo le allieve e gli allievi della corsa campestre. Attività scolastica dove non si finisce mai di fare e dove bisognerebbe sempre fare di più, vero? Quindi stiamo vicini alle istituzioni scolastiche e sicuramente dall'atletica hanno un grosso contributo in termini di voce. Oh. Così anche l'occasione per salutare questo dirigente che per tanti anni si è impegnato per l'atletica. Bravi, allieve. Allieve, vittoria per il liceo scientifico Taramelli di Pavia. Taramelli e allievi per l'Istituto Industriale Statale Galilei di Crema. Andiamo a premiare le scuole, prossima premiazione saranno i nostri splendidi campioni italiani cadetti cadette. Intanto complimenti alle rappresentative scolastiche e grazie alla professoressa Pedegare. Cadetti cadette in Lombardia che fanno sempre bene anche nella rassegna nazionale. Per questa premiazione chiamiamo il rappresentante di Regione Lombardia, Assessorato Sport e Giovani, uno dei diretti collaboratori dell'assessore allo sport della Regione, Leo Siegel, Giulio Aresa che ha vinto il disco per l'alpinistico Vertovese, Alessandro Battesini, tiro del giavellotto, e Simone Fassina,
Atleti Club Villa Santa, che ha vinto il pentathlon anche lui con il nuovo primato italiano. Complimenti! Atleti cadetti in Lombardia, che fanno sempre bene anche nella rassegna nazionale. Per questa premiazione chiamiamo il rappresentante di Regione Lombardia, Assessorato Sport e Giovani, uno dei diretti collaboratori dell'assessore allo sport della Regione, Leo Siegel, Giulio Aresa, che ha vinto il disco per l'alpinistico vertovese, Alessandro Battesini, tiro del giavellotto, e Simone Fassina, Atleti Club Villa Santa, che ha vinto il pentathlon anche lui con il nuovo primato italiano. Complimenti! Prima Leo Simile, la Regione Lombardia. Manca lunghista Liveli e il resto c'è quasi tutto. E anche Battesini. Complimenti! Hanno fatto solo il record italiano a Jesolo, Fassina, sì, non è finita, eh? Una bellissima soddisfazione. Ripercorre Jesolo. Bravo Simone, Simone Fassina e brava Giulia. Possiamo dire i nomi dei vostri allenatori? Agostino Tossi. Bene, complimenti a voi e ai vostri tecnici. Questa è la premiazione dei campioni italiani cadetti, cadette. Ricevono delle medaglie di bronzo con il nome, cognome e ovviamente la scritta campione italiano 2011. Adesso finiamo con loro e poi premiamo il progetto talento regionale. Però per tutto questo io vorrei qui la professoressa Maria Grazia Vanni, che è il nostro fiduciario regionale, che sicuramente ci dirà qualcosa. Professoressa, ha 2 ore di tempo. No, io innanzitutto volevo ringraziare la premiazione che è appena andata via, i cadetti che quest'anno sono stati veramente splendidi, e devo dire che di sperare ancora negli anni di essere sempre tra la prima regione d'Italia. Invece per quanto riguarda il progetto talento dobbiamo ringraziare i nostri sponsor, la banca, per permetterci di premiare i migliori 10 atleti della Lombardia con i loro tecnici. Questo progetto l'avevamo preso un po' in copiato leggermente da quello del nazionale, dove davano dei fondi per atleti e tecnici. Noi lo abbiamo rifatto e praticamente sono diversi anni che oramai i 10 atleti migliori dell'anno della categoria giovanili, allievi e junior, vengono premiati con i loro tecnici. C'è da dire che abbiamo messo delle regole, quindi chiaramente qualcuno non verrà male, perché ogni anno premiamo dei ragazzi che l'anno successivo non possono essere premiati. Grazie alla professoressa Vanni. Ecco, il nostro comitato lombardo cerca di fare tante cose, ma anche, e l'avete visto, no? Cercando di guardare anche l'euro, di risparmiare, ce l'ha spiegato prima il presidente Campi, ma di fare tutto quello che serve, perché ovviamente c'è un'attività ricca, importante, fatta di tante persone, di tante risorse umane. Abbiamo anche qualcuno che ci aiuta, e sicuramente un grosso aiuto da parte, ci viene da loro, dagli amici del Credito Valtellinese e del Credito Artigiano. Sono parte del Comitato Regionale. Qui abbiamo il dottor Umberto Colli, che tra l'altro è anche tesserato come atleta, è un fondista, e il dottor Vittorio Pellegatta, entrambi i dirigenti del futuro dei Credito Valtellinese e del Credito Artigiano. Saluto il dottor Colli. Grazie, un saluto a tutti. Il Credito Valtellinese, con gli oltre 200 sportelli in Lombardia, è da sempre vicino all'attività di questa regione, soprattutto all'attività dei giovani. Da questo punto di vista, con la federazione ha stretto un sodalizio a livello di sponsorizzazione che ormai dura da qualche anno, e nonostante le difficoltà che ricordava in apertura anche nel suo saluto di indirizzo il signor Arese, il vostro presidente Arese, ha voluto stare vicino anche quest'anno all'atletica.
Io so che qui tra voi ci sono molti giovani, alcuni giovani, oltre che i talenti premiati, che hanno i numeri e le potenzialità per essere a Londra. Mi auguro proprio di vederli tagliare vittoriosamente il traguardo, ma più di ogni altra cosa mi auguro che possano tagliare i traguardi e i successi della vita. Mentre invece auguro a tutti quelli che frequentano l'atletica in tutte le diverse attività e che hanno un'età più prossima alla mia o magari anche di più, invece di stare più attenti e non ricercare il limite che magari è passato negli anni, ma vivere l'atletica come grande momento di salute, di serenità e di successo, ma successo più tranquillità piuttosto che ricerca di limiti che ormai non si raggiungono più. Dottor Foglio è un ottimista, a Londra, vabbè, diciamo che ci stiamo lavorando, grazie a voi, magari per quelle dopo, però, e qui veramente proprio, ci portiamo qua anche a te perché, allora, io so che tutta l'atletica italiana è orgogliosa, ci sono dei ragazzi, in questo caso bergamaschi, uno è lui e l'altro è Marta Milani, non possono ricordarli, perché veramente questi qua corrono col cuore in mano, quando hanno in mano un bastoncino di una staffetta ce la mettono tutta. Visto che sei qua e visto che ti ho violentato in senso buono, salutaci. E noi prima però ti facciamo un applauso ma col cuore, perché noi ti vogliamo veramente a Londra. In quanto poliziotto, quindi Padova, è sempre un piacere tornare e spero che sia vero il mio sogno e il sogno di tanti altri in questa sala. Grazie. Complimenti Edoardo, 14,99 di triplo per la gioia di Sandro Cozzi e di Nella Grenovia. E poi per Prosesto Atletica, bravissimo nell'asta, Giacomo Bernardi, allenato dal professor Claudio Botton. B, Bernardi e Botton. E poi per la marcia, lei ormai è una veterana, perché ha fatto tante presenze in nazionale, ha fatto anche la Coppa del Mondo, la marciatrice dell'Atletica Bergamo Federica Cugliazzi e il tecnico Lucero Sala. Potete applaudire a piene mani, non vergognatevi. E poi ed è il gioiello della San Giorgese, Sara Gemai e il suo allenatore Carlo Giulioni. Complimenti, qualcuno c'è, qualcuno no, ma bravi, in bocca al lupo, perché siamo veramente orgogliosi come Atletica Lombarda di avere questi atleti e questi tecnici. Complimenti. Questo era il primo gruppetto. Grazie, grazie, in bocca al lupo. A Sebastiano Spotti, Cremona Sportiva Atletica Arvedi, che è un bravissimo velocista, 10,65 nel 100, 21, 39 nel 200, la sua allenatrice se c'è Cinzia Gastaldi. Oh, cioè, molto bene. E poi, qua abbiamo fatto tantissimo tifo per lui, è allenato dal papà, sto parlando di Andrea Ramaglia, che è il nostro multiplo provato agustese, ha fatto la miglior prestazione italiana 2011 nelle prove multiple e ha partecipato ai mondiali di Lille con il papà Vittorio. Complimenti. E poi non è finita, un gioiello della Brianza, dalla Daini di Karate Brianza, 1,49,86 negli 800, Mattia Moretti, il suo allenatore Angelo Riva. Abbiamo un sostituto, vero? Credo che sia in raduna ad allenarsi. Mattia Moretti. E poi... bravi, e poi non è finita, ha vinto i campionati italiani a Bressanone, ha fatto il record italiano
però la maglia azzurra che gli aspettava gli è arrivata un po' più tardi, questo è un peccato. Sto parlando di un bravissimo Hassan Fofana, Atletica Bergamo, e del suo allenatore Alberto Barbera. Non li vedo. Ok, prende lui, molto bene, è a gareggiare. E poi per Atletica Brescia, ed è stata bravissima nei 1500 metri, 4:36:36, Valentina Elli, allenata da Angelo Frigerio, altro grande appassionato di mezzo fondo. Complimenti Valentina. Per Atletica Brescia ISPA Group. E poi non è finita, Non so se qui con noi, perché oggi c'è anche la festa della 100 torri di Pavia. Sia che ci sia, sia che non ci sia, però questo ragazzo, assieme ad altri tre ragazzi, hanno fatto secondo me una delle cose più belle dell'atletica italiana nel 2011. Sto parlando dei ragazzi della 4x400 Junior, che hanno vinto i campionati d'Europa, ed è stata una delle gioie più grandi. In questo caso una fettina era lombarda, cioè Paolo Danesini, 47-36 di 400, ovviamente in bocca al lupo che va anche al suo allenatore, che è Fabio San Germani. Complimenti, complimenti. Ecco, a chi ci sostiene e che c'è vicino, accetta Resini allora. Io pensavo che eri un turista in gita a San Donato. Paolo, è stata una soddisfazione grandissima. Beh sì, senza dubbio, tuttora mia mamma si commuove quando vede il video, quindi qualcosa di significativo deve essere impostato. Comunque c'è poco da dire, oramai è passato e bisogna semplicemente guardare a un domani che è sempre incerto. Continuiamo a lavorare. Bravo, bravo, ci siamo conosciuti anche noi. La maggior parte di loro sono nostri atleti della categoria cadetti e hanno fatto con noi, con gli allievi, diverse rappresentative, compreso anche lui che per un anno è stato a Londra ed è mancato, quindi vuol dire che il movimento atletico lombardo è molto attivo. Grazie a tutti i tecnici. Grazie professoressa. Dobbiamo dire un grazie ai dirigenti del Credito Valtellinese e del Credito Artigiano. Continuate a sostenerci, continuate a starci vicini. Grazie al Creval e allo sport, tanto allo sport come esempio di atleta, come campione, è stato la colonna della nazionale di basket, Pierluigi Marzorati, il presidente delle Poli della Lombardia. Grazie di essere qua. Il saluto di Pierluigi Marzorati. Beh, innanzitutto grazie dell'invito, mi fa piacere che, come diceva il precedente Arese, il mondo dell'atletica lombarda è numeroso anche oggi, quindi questo è una nota di piacere ovviamente. Io volevo fare un saluto, però sono un po' stato tirato per la giacca dal mio amico Enzo, però in senso buono, perché lui mi tira sempre per la giacca per darmi dei buoni consigli, questo lo ringrazio. Per cui sicuramente volevo riprendere quello che ha detto lui sulla faccenda della chiusura dei comitati, no? Ovviamente io devo dire che sono perfettamente d'accordo e stiamo cercando di far capire che probabilmente, al di là delle scelte che possano essere condivisibili o meno, però poi magari bisogna giustificarle concretamente e trovare delle soluzioni. Io sono convinto che comunque innanzitutto non è che si chiude lo sport provinciale, mi auguro che ci sia una soluzione che valorizzi proprio quello che dicevi tu, cioè il mondo del volontariato, il mondo che soprattutto fa coagulare le discipline sportive, perché ripeto, in Lombardia sono 44, se poi ci mettiamo assieme gli enti di promozione è un bel mondo, sono 834.000 iscritti, caro presidente Rese, che tu hai detto frequenti gli ambienti romani, dillo, insomma, non è che noi vogliamo, siamo qui con molta dignità, molto rispetto. Però vorrei sottolineare quello che diceva anche Enzo, cioè i comitati provinciali della Lombardia sono quelli che triplicano, quadruplicano e anche di più quello che arriva dal CONI, per cui
è che bisogna guardare solo il taglio delle spese, perché a furia di tagliare e tagliare, cioè ragazzi, poi cominciamo a tagliare le mani, le gambe, i piedi, poi però non possiamo più neanche fare lo sport, perché non ne abbiamo veramente più, non ne abbiamo più. Dico semplicemente che non siamo qui a farci commiserare, però il rispetto però lo pretendiamo, cioè la dignità non ce la toglie nessuno in Lombardia, su questo non ci piove. Quindi noi andiamo avanti, in silenzio, sono momenti difficili, ci crediamo, questa qui credo che sia una risposta, è una risposta anche, caro Enzo, quello che hai dato, di 138.000 euro, perché bisogna avere del coraggio, bisogna avere del coraggio, non è una cosa semplice, in questi momenti di difficoltà, perché la nazione è in ginocchio, signore, qui parliamo di lavoro, ma la gente non c'ha lavoro, qui possiamo aspettarci anche una rivoluzione, perché la gente non ha il pane, questo è un messaggio che mi viene spontaneo, però qui sono stanco, ormai è un periodo che sento la gente solo piangere, piangere, ma piangere lacrime vere. Però la dignità, ripeto, la dignità non ce la toglie nessuno, perché dobbiamo averla, la dimostriamo ogni giorno col volontariato, con l'impegno, con la determinazione che ci mettiamo. Perché, caro Franco, no? Figurati se faccio polemica con te, che ti ho rispettato prima di tutto come atleta e come dirigente, però è vero quando tu dici che vincevamo, anch'io andavo con le scalze e le scarpe con le toppe, però senza impianti, cioè oggi abbiamo quelli che una volta chiamavamo i paesi in via di sviluppo, che hanno dei fioriti impianti, che si allenano e competono e poi rimaniamo indietro perché senza gli impianti, oggi gli altri sono andati avanti, noi siamo rimasti fermi, porca di quella Eva. E qui non possiamo dire che va bene lo stesso. In questi giorni non ho la spalla ad appoggiarmi per andare a piangere in Lombardia. Questa è la grande riflessione che dobbiamo fare. Perché signori, la politica, cioè continuo a sentire, abbiamo dei problemi grossi. Certo, li leggiamo i giornali, uno per una maniera, quell'altro è lo scandalo, quell'altro di là, l'altro è la lotta interna, è la Madonna, ma lo sport deve andare avanti lo stesso, cioè non è che gli posso dire agli atleti, no adesso, per adesso fermatevi un attimo perché ci sono dei problemi al pirellone, porca di cavaliere. Poi sicuramente facciamo il passo indietro perché giustamente ci allineiamo che non ci sono danari per lavoro, cioè per dare lavoro a tutti, quindi per l'amor di Dio siamo allineati sul fatto di un'esigenza, però credo che da lì il fatto di non permettere di far andare l'attività con le risorse che stiamo cercando di, grattando gli specchi, portare a casa per mantenere quantomeno l'essenzialità e la base dello sport, no? Per cui credo che sia giusto terminare questo mio breve intervento, scusate se ho interrotto la felice premiazione, però è stato uno sfogo spontaneo, me ne scuso con voi. Però volevo dire che ci rendiamo conto, non siamo immaturi, non siamo insensibili, non siamo realisti, stiamo con i piedi per terra, dico va bene, vediamo un po' se riusciamo a, perché anche i comuni sono messi male a livello di impianti sportivi, però insomma qui ci piangiamo sempre addosso, vediamo di rimboccarci le maniche e diamo un segnale, e mi sembra appunto quello che è partito da Enzo, un segnale molto importante che mi stimola personalmente per dire rimbocchiamoci le maniche e diamo un segnale che ci mettiamo in gioco per la gestione delle società, la gestione degli impianti, poi se riusciamo anche a trovare qualche anima buona, fortunatamente c'è, perché insomma la gente che gratifica, io voglio parlare della Fondazione Carico che in questo momento mi è molto vicina su quello che è l'alfabetizzazione motoria, che mi ha dato un segnale molto importante sullo sport della scuola, e quindi credo che possiamo farne una breccia anche magari attraverso altri enti, altre fondazioni che ci credono in questa attività che lo sport lombardo sta portando avanti. E niente, voglio chiudere dicendo che insomma, mi spiace che Enzo ha deciso questo passo, credo che ognuno di noi ci penserà, poi come dice giustamente Franco non è che è scomparso con noi, quindi credo che la sua esperienza potrà servire non solo all'atletica ma anche allo sport lombardo, e soprattutto visto che siamo ancora a gennaio approfitto per fare gli auguri di buon anno, e un anno così importante come l'anno olimpico speriamo di avere effettivamente qualche risultato, perché ne abbiamo bisogno del vertice, perché ripeto solo per l'attività di base e senza risultati del vertice è dura, perché ci vengono a mancare anche gli spot naturali dello sport. Grazie e complimenti per tutti.
regole azzurre. Bene. E poi, eccolo qua il nostro artista. E poi applausi ancora per Paolo Danesini, 100 torri Pavia, campionato europeo juniore, staffetta 4x400. Complimenti. Dischiariamo tutti. Adesso arriva, eccolo lì. E poi applausi per Hassan Fofana, Atletica Bergamo, che ha messo la maglia in Francia, Germania, Italia, Juniore, Sindor, ad Hamburgo, prima artista italiano dei 110 ostacoli. Applausi per Sara Lansur, Valgerona Ciapparelli, che ha fatto gli europei di corsa in montagna a Bursa in Turchia. Ragazzi, che non vedo però. E poi applausi per Andrew Ramaglia, campionati mondiali allievi nell'Octathlon, per Sebastiano Spotti, che ha fatto la 4% agli europei juniori di Tallinn. E poi io l'ho lasciato apposta per ultimo, perché è una storia bella da raccontare. Il papà faceva gli ostacoli e lui ha fatto gli ostacoli, ma non li ha fatti così tanto per farli. 13.44, è stato uno dei migliori al mondo nel 2011, ha riscritto i primati italiani, ha battuto anche quello di Andrew Au, mica male, eh? Si chiama Lorenzo Perini, eccolo qua, ci ho messo un po' ma ci sono arrivato, complimenti, salutiamo anche papà che è in sala. Complimenti Lorenzo, un po' di sfortuna ai mondiali, ma chissà, ci si potrà rifare, eh? Ai mondiali è uscito in semifinale, ma ha trovato anche lì una gara veramente difficile. Ricordiamocelo che quando i nostri ragazzi vanno a gareggiare nel mondo, vuol dire gareggiare contro atleti di 200 nazioni diverse. Ci siamo spiegati, è un livello pazzesco, assolutamente, quindi complimenti. Complimenti per quello che avete fatto e per quello che farete alle nostre matricole azzurre. Io sono convinto che questi ragazzi, se avranno solo una fettina, oltre alla loro passione, della determinazione che ha Pierluigi Mazzorati, ne risentiremo parlare. Bravi, 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 bravi. Ecco, il consigliere Sala consegna a nome del comitato un libro che vuol dire grazie a Pierluigi Mazzorati. Grazie e continua a lottare per il nostro sport, Pierluigi. Grazie. Questa è la matricola azzurra, grazie a Pierluigi Mazzorati. Gerolamo Quadranti è un'allegra figura, uno lo vede e dice guarda che buon tempone, bello, sorridente. Gerolamo è uno di quelli, allora ve lo dico perché noi quando andiamo alle gare cosa facciamo? Andiamo sul campo, ci iscriviamo, ecco, ma troviamo già apparecchiato, ragazzi. Lui è uno di quelli che preparano il campo di gara. Preparare un campo di gara per un campionato regionale, un campionato italiano, è una giornata di lavoro, vero Romano? Dalla mattina presto alla sera e poi bisogna smontare. Lui è uno di quelli che lavorano sul campo, non si fermano mai, e lo ringraziamo come ringraziamo tutti i giudici di gara che ogni giorno, ogni domenica, ogni sabato sono all'opera. Quest'anno verranno premiati una serie di giudici che io chiamo qui. Per la provincia di Como, Massimo Besana da Mariano Comense. Per la provincia di Sondrio, Silvio Boscacci. Ce l'abbiamo? Sì. Per la provincia di Varese. Per la provincia di Varese, da Saronno, Giuseppe Coppola. Da Milano, Francesco Crippa. Grazie giudici. Da Cremona, Angelo Gaimarri. Da Milano, Maria Cristina Girelli. Da Bergamo, per la precisione d'Aranica, Laura Marabini. Eccola qua la Laura. Da Brescia, cioè da Villa Carcina, Mario Marzaro. E da Pavia, Cornelio Zanaboni. Grazie ai nostri giudici.
avete campi, in Lombardia si fanno 800 gare l'anno. Se non volete che diventino una razza in via di estinzione come i panda, se qualcuno che non fa il tecnico, che non fa l'atleta e che viene sui campi di gara, sappiate che siete graditi se entrate nel gruppo giudici gare. Troverete tanti altri amici. Grazie. È un particolare ringraziamento appunto ai tecnici e ogni anno scegliamo due tecnici che si sono particolarmente contraddistinti nella stagione, soprattutto con i giovani. Quest'anno volevamo premiare l'allenatrice di Perini, Fernanda Morandi, che spero ci sia. Perini non c'è, sarà impegnata con delle gare, perché volevo appunto dimostrare che questi tecnici, anche magari che sono anni che sono sui campi, vengono guidati soprattutto dalla passione che hanno per questo sport, perché chiaramente come prima parlavano dei giudici che sono sempre sul campo tutti i sabati e le domeniche, i tecnici sono sempre sul campo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, e in più il sabato e la domenica vedono il frutto di quello che hanno fatto durante la settimana. Quindi diciamo che sono impegnati, ma soprattutto che lo fanno con passione e non sempre magari vengono ripagati per quello che fanno. E soprattutto, non siamo nel calcio e penso che tutti i presenti lo sappiano, non sono ripagati neanche economicamente come negli altri sport. Quindi io penso che sia veramente doveroso fare un grande applauso ai tecnici, perché ecco, c'è l'atleta che rappresenta la sua allenatrice, e volevo anche ricordare che Fernanda Morandi è dell'Osa Saronno e diciamo che negli ultimi anni si è data veramente molto da fare, ha portato la società ad essere tra le prime in Italia nel settore giovanile, oltre che a un bel numero di atleti giovani che hanno raggiunto dei successi veramente importanti. Complimenti, lo facciamo alla sua atleta, che è chiaramente dato. Non abbiamo Corti Novis, ma abbiamo uno del gruppo della marcia di Corti Novis. Ecco, un altro tecnico che volevamo premiare era appunto della marcia, perché la marcia è una di quelle specialità che sono meno visibili in atletica, perché spesso le gare non sono sui campi di gara dove ci sono tutte le gare sabato e domenica, ma sono su strada. Però è un movimento veramente fortissimo che all'Italia ha dato tanto onore, tante medaglie, e che soprattutto ci vuole ancora più passione, perché i chilometri che devono macinare sono veramente tanti e devono macinare anche tanti chilometri tecnici che seguono gli atleti. Abbiamo qua Ruggero Sala, che avete visto prima, che è stato premiato per la sua atleta, e Renato Cortinovis, devo dire che negli anni è uno che ha dato veramente tanto, è quello che organizza ogni anno la 50 km di marcia a Scanso Rosciate e ha portato tanti giovani al successo nella marcia. Complimenti ai tecnici. Ecco, un elemento di novità di quest'anno. Elio Bongiovanni, che tanto ha scritto sull'atletica e tanto scriverà. Andrea Bongiovanni, di cui vi ho già parlato. Walter Brambilla, il direttore della corsa e che scrive anche su Tutto Sport. E poi la voce dell'atletica, Franco Bragagna, che non vedo ma c'è sempre vicino. E lo ringraziamo. E poi non è finita, perché... Scusa tu. È solo il decano dei giornalisti italiani, una vita per l'atletica, prima come atleta. Ci ha già pensato qualcuno prima di venire a ringraziarlo, il presidente Arese. È un pezzo della nostra atletica, è molto di più. Questo vuol dire grazie ai giornalisti, perché il loro lavoro è spesso oscuro, dietro una scrivania, ma è grazie anche a loro che l'atletica si può raccontare. Il nostro vicepresidente, uno dei nostri vicepresidenti, Gerola, Mauro Gerola, a premiare i nostri giornalisti. Volevo aggiungere che oltre che alla scrivania c'è stato sui campi di gara. Lo ricordiamo, ha partecipato alle Olimpiadi di Londra 1948 nella staffetta 4x100. Mi fatti fare un primo piano. Il vicepresidente, uno dei due vicepresidenti, perché l'altro è Tiziano Zini, che però è all'opera a fare altre cose, Mauro Gerola,
consegna un ricordo che vuol dire un grazie, ovviamente lo daremo anche a quanti non sono qui oggi, ma vuol dire grazie, grazie al nostro Monti, grazie a Marco Marchei che è stato, ricordiamolo, un bravissimo azzurro nelle siepi e poi nella maratona, protagonista a New York, al nostro Attilio che ci racconta sempre l'atletica, grazie di essere qua. Grazie a tutti voi, scusate per gli errori che si commettono quotidianamente, e chiedo perdono, la passione c'è. Grazie Giancarlo, grazie a voi, grazie a tutti. Grazie Ennio, a voi grazie di questa bellissima festa, questa bellissima occasione. Ecco, Ennio continua a scrivere libri, mi sa che ne fa uno al giorno, dov'è l'ultimo? Ennio ha scritto un bellissimo libro sulla corsa campestre, siccome però non si è riposato, oltre a delle raccolte di poesie, siccome però non si era ancora staccato, Nottetempo ha scritto Su due ruote, che è un altro bellissimo libro. Scusate, non è finita, perché se il nostro comitato regionale ha una bella visibilità, il nostro sito è tra i più cliccati, perché c'è qualcuno che ci lavora, quindi grazie al webmaster, ma io direi grazie a una persona, a un insegnante che ha nel suo DNA l'atletica. Io vorrei che venisse qui a ritirare questo premio, perché lei tutti i sabati sera e domeniche sera li passa per mettere i risultati che poi voi cliccate. La professoressa Cassani, Giuliana Cassani. Ecco, Giuliana adesso ha anche un aiuto, perché abbiamo un ragazzo che è stato un atleta, che fa anche il tecnico, fatti vedere così ti riconoscono, Giovannino Balbo, alzati, lui è il nuovo aiuto e anche lui scriverà e scrive sul sito, in modo da darvi sempre in tempo reale, quando tornate a casa potete vedere i resoconti e quant'altro. Grazie ai giornalisti, grazie. Bergamo, l'appassionatissimo Dante Acerbis, per Brescia il pugliese Pino Portone, per Como Recco Gianpaolo Riva, che è anche un podista affermato, lasciatemelo dire, per Cremona Delio Lola, Loda, per Mantova ad Alberto Scemma, per Milano Lodi e Monza Brianza, noi possiamo dire con orgoglio che una delle poche presidentesse di comitato provinciale, dovrebbero essere due in tutta Italia, credo, Milano e Cuneo, ce l'abbiamo noi, Sabrina Francaroli con erede. Per Pavia, ed è una garanzia, Pierluigi Pietra, da Sondrio, e anche lì c'è una bellissima attività, Alberto Rampa, e da Varese Bruno Frigeri, il premio del Presidente Varese e il Presidente Campi. Grazie Presidenti. Scusate, ma non posso far silenzio, io devo ringraziare adesso sia pensiero di tutti i Presidenti, i nostri collaboratori, i nostri consiglieri, ma più di tutto sono le società che organizzano le gare, perché altrimenti noi non saremmo in grado di organizzare tutto quello che viene organizzato in Lombardia. Grazie. Oggi è l'occasione per consegnare anche l'attestato a questi ragazzi. Da Mantova a Davide Ascari. Dov'è? Eccolo là. Davide Ascari da Mantova. E poi da Milano Elena Bolciani. Da Milano Marco Cantarelli. Dalla provincia di Brescia per Giorgio Cobelli. E poi Monica Freguglia, che non c'è perché ha il settimo mese di gravidanza, ma vi saluta. Poi abbiamo da Brescia il presidente dell'Atletica Gavardo Antonio Cugole, dalla Valtellina Silvio Memio, mio gemello, Monica Miazza da Milano, Fabiano Nana dalla Valle e Aurelia Parodi da Milano. E a consegnare gli attestati la persona che con me ha seguito il corso, ovvero la cultrice alla materia di psicologia della comunicazione, la dottoressa Massari. Prego. Ci sembrava giusto ringraziarli anche perché saranno all'opera sui campi di gara. Consegniamo gli attestati, bravi, complimenti a Davide Ascari, ad Antonio Cugole, Antonio Cugole il secondo, e poi Fabiano Nana, Silvio Memio e Pio Giorgio Copelli. La prossima premiazione invece riguarda i master,
i master che hanno vinto medaglie nelle rassegne internazionali. Quindi si preparino i master che hanno vinto medaglie nelle manifestazioni internazionali, parliamo di campionati del mondo, di campionati europei, sia all'aperto che al coperto. Inizieremo dai terzi. Bene, complimenti agli speaker, grazie. Ti regalo il microfono se vuoi. Saranno premiati da Pierluigi Migliorini. Quindi terzo Francesco D'Arrigo, poi da Paratico, terza squadra del cross Vera D'Arrigo. 2007 terzo il mantovano Mauro Lucchini. Corsa campestre, gara squadre, terza Federica Lumina. E con lei Daniele Martinoni, entrambi da Paratico. E nella marcia, bravissimo terzo con la squadra a Thionville, europei, Claudio Perolazzi. Queste medaglie di bronzo. Ringraziamo anche Pierluigi Migliorini che farà questo ciclo di premiazioni come consigliere nazionale e vicino, oltre che delegato all'attività master. Complimenti ai terzi. Chiamiamo adesso mezza maratona seconda al campionato d'Europa, Aracetti. Edgardo Barcella, Easy Speed, secondo con la staffetta 4x400 ai mondiali di Sacramento. Qui c'è anche il consigliere Prolo che ci aiuterà, consigliere regionale della FIDAR. Poi per Atletica Paratico Giovanni Barbò, secondo nella mezza maratona squadre. Ai campionati d'Europa Andrea Benatti, secondo nei 100 e secondo nei 400 per la polisportiva capriolese. Nella mezza maratona squadre per Atletica Paratico Chiara Colosio, anche lei sul podio. Per gruppo podistico Felter Sport, corsa campestre a squadre, Gianfranco Cometti, secondo della classifica squadre. 60 ostacoli, secondo agli europei indoor di Ghent, il lecchese Stefano Longoni. E poi 300 ostacoli, secondo agli europei e terzo ai mondiali, M60 per Atletica Ambrosiana Antonio Montaruli. Sai che stiamo andando rapidamente, quindi state qua con noi. E poi per gli M40 Club Pantera Rosa, 10 km a squadra, seconda squadra agli europei, Marco Pasinetti. E poi corsa in montagna, secondo ai mondiali, solo secondo, si fa per dire, F70 Maria Pia Ripoldi, Atletica Cinisello, bravissima. Secondo nel martello per la polisportiva capriolese agli europei di Ghent, Alessandro Valsecchi. Seconda nella squadra ai mondiali di Paluzza negli F60 per Atletica Franciacorta, Enrica Mezzoli, bravi, complimenti. E nella mezza maratona, seconda agli europei per Roderanes Club Milano, una bravissima Donatella Vinci. Qualcuno c'è, qualcuno non c'è, comunque complimenti a tutti questi medagliati, medaglie d'argento o agli europei o ai mondiali individuali e a squadre internazionali. Primo posto ai mondiali di corsa in montagna a Paluzza per Atletica Valle Bergamasca e Claudio Amati. Complimenti Claudio. Primo posto nella staffetta 4 per un giro e non solo agli europei di Ghent indoor per Paolo Bertaccini, Bus Pro Patria Milano. Medaglia d'oro a squadra ai mondiali di corsa in montagna a Paluzza per Alieni Team e Cristina Bonassi. Prima ai campionati europei indoor nel triplo, prima ai campionati europei indoor nel lungo, prima ai mondiali di Sacramento nel triplo e nel lungo, tanti campionati italiani ma non solo, per Atletica Rovellasca Flavia Borgonovo, complimenti Flavia. Eccola là.
con runner storico per l'F35 Lorenza Combi, complimenti. Primo nel lungo agli europei indoor di Ghent, per visto il castellano Giorgio Federici, complimenti Giorgio. Primo posto nelle siepi ai mondiali su pista di Lignano Sabbiadoro per Giovanni Guerini, atletica alta masseriana. Stato anche secondo nel 1005 e secondo nelle siepi. Primo posto a squadre ai mondiali di Paluzza di corsa in montagna per atletica cavallo 90, Emanuele Marchi, M35. Complimenti. Primo a squadre nei mondiali di corsa in montagna a Paluzza, M45, l'eterno Davide Minesi, la Robbie. Complimenti Davide. Prima nella marcia 5 km e 10 km degli europei su pista per atletica Remo Bussago, Roberta Mombelli. Brava Roberta. Prima nella corsa di 20 km a Lignano, europei, per Marathon Cremona, Giovanna Mondini. E primo nei campionati del mondo di corsa in montagna, sia individualmente che a squadre, per Libertas Ceruschese, abbiamo Aurelio Moscato. Questa è la prima tranche, avete visto quante medaglie hanno vinto i nostri master, e non è finita. Premia sempre il consigliere regionale Brolo, delegato del settore. Bene, seconda infornata con Andrea Naso, atletica Lonato, primo nella marcia, 3-5 km agli europei. E poi Denise Neumann, atletica ambrosiana, prima nella staffetta 4 per un giro, F35. E poi, vabbè, è anche un presidente di società, il presidente volante dell'atletica Brescia Espa Group, primo nell'asta a Lignano, Stefano Peli, complimenti presidente. Ha vinto gli europei indoor Gantino Rossi, atletica ambrosiana, eccolo qua, bravo Gantino, che è anche un giudice sempre presente. E poi ha vinto il disco agli europei, ha vinto il peso, ha vinto il martello, sia normale che con maniglia corta, M90 Giuseppe Rovelli. Non so se c'è Giuseppe, però complimenti, M90. Beata gioventù. E poi Enrico Saraceni, primo nei 200 e nei 400 agli europei indoor, se c'è, complimenti per atletica Riccardi, e nella marcia, primo a squadre ai mondiali di Sacramento per Scanzo Rusciate, Franco Venturi degli Esposti, che c'è. Questi i nostri master, bravi, solo applausi, resistete, complimenti ai master. E che ce la stiamo facendo, forza! Complimenti! Allora, andiamo a premiare! Andiamo a premiare Roberta Colombo della Camelot, che con la sua staffetta 4% ha corso in 46 e 12, avete capito bene? C'è? Colombo! E poi Paolo D'Alesini, 100 Torri Pavia, a Tallinn, 4x4, con gli altri azzurri, 3, 0, 6 e 46. Paolo c'è, eccolo lì. E poi Michela D'Angelo, sempre della Camelot, 4%, 46 e 12 a Lodi. Simone Fassina, che abbiamo visto prima, che ha fatto il record italiano per quanto riguarda il pentathlon, 3.991 punti. Simone, complimenti Simone Fassina, atletica in Villa Santa. E poi 110 ostacoli di Hassan Fofana, atletica Bergamo, 13.76 a Bressanone, ritira Dante Acerbis. Le altre due staffettiste della Camelot, Laura Gamba e Marta Mazzioletti, 46.12, 4%. C'è Tiziano Marchesi? Tiziano c'è? Beh, a Tiziano Marchesi dobbiamo fare un applauso speciale, perché pensate cosa ha fatto. Ha fatto il nuovo record italiano della 48 ore di corsa.
413 km e 630 metri, quindi come andare a Grosseto a piedi. Bravo Tiziano Marchese, del Casalese. E poi, record italiano, la vedremo sicuramente domani in gara a Mannate per Polisportiva Novate, Nicola Reina. 2000 metri, 6.12.46, record italiano per Giulia Sportoletti, Pentathlon, 4.522, per 5 cerchi sereni, eccola qua che arriva. Record italiano per la staffetta 100, 200, 300 e 400, con la gloriosa maglia dell'Atletica Riccardi per Giacomo Tortu. E poi non è finita, l'ho lasciato ancora per ultimo, 24.62 nei 200 ostacoli, esercizio difficile. 14 a 14 con gli ostacoli da un metro, 13 a 44 con gli ostacoli suoi da allievo, per Rosa Saronno, Lorenzo Perini. Insomma, questi hanno fatto un record italiano, bravi, ripetetevi nell'anno prossimo, quest'anno. La medaglia d'oro a squadre nella corsa in montagna per Ornella Ferrara, ritira il premio Mario Scirè della PPM di Movisio, e complimenti a Ornella Ferrara che ha avuto una carriera straordinaria sia da ragazza che adesso da atleta esperta. E poi corsa in montagna Alice Gaggi e Bangerola, prima squadre ai campionati europei e prima squadra ai campionati del mondo, ritira il premio Botta. Federica Curiazzi, terza squadra alla Coppa Europa di Unione. Vedo però Michael Monella, che tra l'altro ha vinto domenica il regionale di Corsa Campestre, abbiamo l'Agostini a ritirare il premio, complimenti sia all'Atletica Valle Brembana che alla Dir Cavagna che all'Atletica Valle Camonica. Queste le medaglie dell'Atletica Lombarda nei campionati con l'Atletica Visnova, che con Sara Galimberti hanno vinto i 5.000 metri ai campionati italiani promesse su pista, con la PPM Movisio, che con Ornella Ferrara hanno vinto le medaglie ai campionati italiani in montagna su lunghe distanze e ai campionati italiani di maratona. E poi Atletica Valli Bergamasche, campione di società seniores maschile di corsa in montagna, campione di società assoluto maschile di corsa in montagna. Complimenti all'Atletica Valle Brembana, che hanno vinto con Nadir Cavagna il campionato italiano in montagna degli allievi, e poi con Nicolò Ferrari campionati staffette montagna allievi, e con Nicolò Nebrini sempre campionati italiani di corsa su strada allievi. Complimenti a queste società, Valle Bergamo, Visnova, PDM, Valli Bergamasca e tutti che vanno in pane. Bravi. Non è che siamo alla fine, ancora le società ed è giusto dare attenzione. Ve l'ho detto che era dura applaudirle tutti, ma ce la dobbiamo fare, eh? Siamo l'Atletica, non siamo mica l'ultimo sport. Ok. Adesso chiamiamo Atletica Cairatese, la squadra del professor Alvaro Di Federico, che con Stefano Contini ha vinto i campionati italiani allievi di lancio di tiro del giavellotto. Lo dico, Stefano Contini, scusate se poco, ha fatto solo il record regionale 69 e 73 nell'Unione Sportiva San Giorgese, con un'altra ragazza del tiro del giavellotto, Sara Gemai, campionessa italiana invernale, azzurra, vincitrice ai campionati italiani juniores, ha fatto gli europei, ha fatto il record regionale 50 e 98, non so se c'è, ma complimenti anche alla Sara Gemai. E poi Rosa Saronno Libertas, per i bei risultati di Irene Morelli, ce l'abbiamo? Eccola qua, Irene Morelli, salto in lungo, prima ai campionati italiani allievi indoor ad Ancona, complimenti. E poi Pro Patria Bustese Atletica, campione d'Italia di prove multiple allievi, bravi! Ciroli. E campione italiano di prove multiple, le ragazze di allieve della Libertas Atletica Villanova 70. Complimenti anche a loro. Villanova 70. Credo che ritiri il premio il presidente provinciale Portone. Bravi, complimenti.
Putin arrivate, che con Lusain Ukrid ha vinto il premio qualità e hanno vinto anche il campionato di società su pista allievi. Solo 3,40, ma migliorerà, vero? Complimenti a Lusain, complimenti a Upiga Virate, complimenti a Easy Speed 2000 che con Serena Monachino ha vinto gli italiani promesse negli 800 sia indoor che all'aperto, e poi ha vinto anche con un bravissimo Emiliano Nerli Ballati, protagonista negli 800 a Bressanone. E poi complimenti all'Atletica Estrada che con Luca Cacofardo ha vinto i campionati italiani allievi dei 400 ostacoli e con Davide Carpani gli italiani allievi dei 400. Eccoli qua, bravo. E un bravissimo va anche al Cusei Laghi Atletica Varese, premio qualità con Stefano Magnini, salto triplo 16.07, bravo Stefano. E con Francesco Fraolini ha vinto gli italiani junior indoor nei 60 ostacoli, ha fatto la nazionale e ha fatto anche gli europei juniores. Bravi! Premiamo una società gloriosa come la Pro Sesto Atletica con Gregory Bianchi, primo agli italiani promesse di Bressanone, Abdelatif Eloyani, premio qualità, 3,44 nei 1005, Anita Festa, campionessa italiana promesse di tiro del giavellotto, Marco Gelati, premio qualità, 2,15 nel salto in alto, Mustafa Toncara, premio qualità, 1,48,98 negli 800, e Chiara Varisco, azzurra dei 400, e campionessa italiana promesse indoor. Bravi, un bravo alla Pro Sesto. Qui c'è Anita Festa, che ha dimenticato il giavellotto, però chissà dove l'hanno lasciato. E poi Atletica Brescia, abbiamo il presidente Stefano Peli, Atletica Brescia, con i bravissimi Alice Berardi, prima con la quarta giugno del 2005, Chiara Mancinelli, staffetta 4x400 ai campionati italiani, Annalisa Marini, sempre della staffetta, Cinzia Nicassio, premio qualità 6,07 di lungo, Cecilia Pacchetti, bravissima, ha partecipato agli europei Under 23 nel triplo, campionessa italiana di salto triplo, Stefania Guagliani, staffetta 4x400, Sara Zanaboli, premio qualità nei 100 ostacoli con 13,86, complimenti alla Atletica Brescia Ispa Group, che lo ricordo è stata anche terza ai campionati italiani, complimenti. E poi Cuspro Patria Milano, campione di società di corsa campestre maschile, bravi, c'era Giorgio Rondelli, 7 di 1005 che penso sia a gareggiare, con Mario Scapini, bravissimo ottocentista, con Roberto Severi, 47.31 nei 400 e con Morsec, milanese senegalese, abbiamo anche il dirigente Guerini, milanese senegalese, 1.46.66 negli 800. E poi 100 Torri Pavia, che lo ricordo oggi avevano anche la loro festa, schieratevi, 100 Torri Pavia con i bravissimi Silvano Chesani, salto in alto, Nicola Comencini, Fafula Lodigiana che viene premiata per i risultati, del bravissimo Abdelai Dan che proprio settimana scorsa ha fatto 7,54 nei 3.000 e speriamo di lui italiano perché corre fortissimo, della martellista Valentina Leomanni e poi della 400ista ostacoli Clarissa Pellizzola, campionessa italiana, brava Clarissa, di Alessia Ripamonti, 4x400, di Giulia Riva, 4x400, di Turia Samiri, 1500 metri, 4,21,89, di Manuela Bellecco, 100 ostacoli, 13,87, della 400ista, altrettanto brava, Valentina Zappa, 54,28. Tutto questo è qualcuno lodigiana, per la soddisfazione non solo nostra, ma di Alessandro Pozzi e della Lella Grenoville, che salutiamo, che ritira il premio, Michele Fontana, azzurro, e poi Eleonora Giorgi, azzurra della marcia, Denis Lovallo, uomo degli ostacoli, premio qualità nei 110 ostacoli, Giacomo Panizza, che è in forza alle fiamme oro, ora bravissimo 400ista ostacoli, e Laura Spreafico, 100 ostacoli, 13,96, complimenti alla Laura e a Denis Lovallo che sono qua. Bravi!
Camelot, campione di società indoor under 23 femminile, campione di società di corsa campestre allieve. Abbiamo qua il dirigente Franco Angelotti, ma c'è chi ritirerà questi premi. E sono le ragazze come la discobola Tamara Apostolico, campionessa italiana, promesse, Sara Balducelli, 100 ostacoli 13,62, Simona Boldrini, disco 50,04, Sara Bruzzese, asta 4 metri, Roberta Colombo, impegnata nelle staffette, Michela D'Angelo, anche lei, staffette ma non solo, record regionale anche, Martina Fugazza, anche lei staffette, Laura Gamba, Toku Sinzicuro, premio qualità nelle siepi 9,59, Marta Maffioletti, lei del gruppo delle staffettiste, Eleonora Sirtoli e poi Elena Sordelli, altra grande veterana sui 111,86 a Gavardo, Ginevra Squassabia, anche lei staffettista ma anche ostacolista, e Chiara Vitovello, bravissima altista azzurra. Poche ma buone, brave Camelot. E poi ed è una società che è orgoglio della nostra atletica, l'Atletica Riccardi di Milano, e qui a quest'uomo dobbiamo tanto, perché è un uomo che ha dato veramente la vita per l'atletica, Renato Tamaro. E con lui e i suoi ragazzi, Lorenzo Biaggi, salto in alto 2,15, Andrea Chiari, promessa del salto triplo 15,98, Federico Chiusano, salto in lungo, primo ai campionati italiani promesse indoor, Massimiliano Dentali, staffetta, Aramis Diaz, 400 ostacoli 50,62, Joel Kemboy, 13,50 nei 5.000, e poi Stefano Nardini, Elia Polli, Paolo Pistono, l'ostacolista Carlo Giuseppe Redaelli, il velocista Giovanni Tomasicchio, l'altro velocista Giacomo Tortu, l'ostacolista e staffettista Simone Trabace e gli altri staffettisti Matteo Vago e Lorenzo. Su pista femminili hanno vinto la finale argento del campionato di società Under 23, campioni di società per specialità, salti allievi e lanci. Complimenti a loro. Dovremmo avere qui la Federica, ha partecipato anche ai campionati africani, ormai è un bergamasco. Pota, fa sentire il dialetto. Va bene, si sta allenando, dai. E poi Sabrina Maggioni, quattrocentista, prima ai campionati italiani e allievi indoor. Chiara Rota, la ragazza dell'asta, prima Bressanone. Pierangelo Redonti, Mohamed Traoré e Michael Verzieri, che sono gli uomini della staffetta. Cosa dobbiamo dire? No, volevo ricordare il mio presidente, l'architetto Einar, perché anche lui è un grande appassionato e ha acciaccato anche lui, come il nostro grande della Riccardi, però oggi non poteva venire, per cui un grande abbraccio al mio presidente. L'ultima cosa, io mi aspettavo anche l'Arena Cup, ma non ho capito perché non l'ho messa. No. Era ora che venisse messa. Era ora e mi sembra giusto. Grazie a tutti e viva l'Atletica. Grazie a te. Allora, grazie all'Atletica Bergamo. Permettetemi un ringraziamento a tutti quelli che sono venuti qui oggi, grazie. Ai nostri consiglieri regionali che hanno lavorato dietro le quinte, Sala, Frizzi, Corrado Tani e tutti gli altri, Merighi. Insomma, a tutti i consiglieri regionali, grazie. Un ringraziamento alle ragazze di Fila Lombardia. Grazie ragazze. Grazie. E poi volevo dire una cosa al nostro segretario generale Carlo Raile. E poi permettetemi un ringraziamento. Voleva essere qui con noi, ma non può esserci. Sto parlando di un uomo della Valtellina, Gian Pietro Bracco. Ordinario, buona